Siamo con coach Cesare Ciocca. Cesare, diciamo, siamo quasi ad un mese dall'inizio della preparazione pre-campionato. Traccia un po' il bilancio di quella che è il giorno a basket ad oggi. Al di là di qualche infortunio, purtroppo è ufficiale quello abbastanza serio di Armando Buldo. Ripeto, al di là di questo, qualche acciacco, specie con Azzaro e con Angelucci, la preparazione procede speditamente. Onestamente, devo fare un plauso ai ragazzi perché il carico di lavoro per ora è stato veramente molto, molto, molto intenso. E anche in condizioni di difficoltà, di disagio, vedi amichevoli anche con Rieti ad esempio, la squadra è sempre compattata, ha sempre lavorato con intensità e ha sopperito la mancanza dei vari giocatori fermi con abnegazione e anche in allenamento con grande attenzione. 4 amichevoli già disputate, 3 contro squadre comunque del nostro girone. Girone che ha giocato delle buone partite, il punteggio in questi casi è anche, diciamo, superfluo rispetto a quello che è il gioco. Come hai visto però Giulianova alla prova del campo? L'hai detto tu, non ci sono dei riferimenti concreti perché come noi abbiamo avuto infortuni anche altre squadre l'hanno avute, quindi le squadre non sono al completo. Sicuramente bisogna capire anche che tipo di preparazione stanno affrontando le altre squadre, quindi sono veramente dei test poco attendibili in questo momento. È chiaro però che la squadra ha evidenziato finora la capacità di sacrificarsi difensivamente e di passarsi da palla in attacco, sono due aspetti che per me sono fondamentali e quindi anche di buone sensazioni, ma sono solo sensazioni perché poi anche dal punto di vista, essendo una squadra così giovane, conterà moltissimo anche l'aspetto mentale, perché quando poi conteranno i due punti si vedrà se i nostri giovani hanno anche la stoffa e gli attributi per poter reggere anche un po' di peso psicologico di partite ufficiali che sono diverse appunto da quelle di precampionato.